Sguardo colmo di amorevole accoglienza e il sorriso benevolo di chi sa capire nel silenzio del non detto. Così il cardinale Francesco Cocco Palmerio è giunto a Sernio mercoledì scorso per la riapertura ufficiale della maestosa chiesa di San Gottardo, dopo ben 2 anni di stop causa pandemia e il sapiente restauro effettuato gli scorsi mesi. Per lui, cittadino onorario del comune, un abbraccio corale, sentito, commosso. Segno di tangibile gratitudine da parte dell'intera comunità di fedeli, un incontro di autenticità, fraternità e preghiera. Per i devoti di Sernio, Sua Eminenza è semplicemente l'amato Don Francesco, quell'uomo di chiesa capace di ascoltare con profonda sensibilità, lungimiranza e purezza le tribolazioni di chi lui cerca conforto, quel conforto raro oggigiorno che il cardinale ha trasmesso ai presenti anche durante l'omelia, nel suo stile pacato e generoso. Questa è una giornata molto importante per Sernio, giunge a conclusione questo restauro su una chiesa che ha rappresentato tanto nella storia di questa comunità e voglio quindi congratularmi con la parrocchia che è stata protagonista di questa iniziativa e voglio ringraziare tutti coloro che si sono applicati con lavoro, con competenze, con intelligenza e poi sono veramente felice della presenza di Don Francesco, come lo chiamiamo a Sernio. Colgo anche questa occasione per ribadire una mia convinzione, che è quella che riguarda la conservazione del patrimonio religioso importantissimo anche in questa valle, che deve essere un impegno di tutte le comunità e persino dei singoli cittadini. Successo per la giornata promossa dalla parrocchia di Sernio. Cocco Palmerio ha ricordato San Gottardo, le ferite e i doni dell'esistenza. Ha pregato con e per la gente. Una fede pervicace, forte come roccia e un'amicizia con Sernio, tradotta in fatti. Quando io ero un bambino, ho vissuto per 2 anni a Sernio, quindi ho fatto qui la prima elementare, la prima comunione. E ricordo che questa chiesa è sempre stata al centro della venerazione nostra, di tutti i fedeli. In modo particolare, come ricordavo nell'omelia, è stata venerata da Don Pio Lenatti, che ha promosso la prima ristrutturazione, inaugurata poi quel giorno, come abbiamo fatto oggi, dalla presenza e dalla preghiera del vescovo Aldo Patroni. Quindi questa chiesa vuol dire molto per Sernio. E una riflessione sui tempi attuali. Stiamo vivendo giorni molto tristi per il motivo della guerra, perché tante sono le vittime, specialmente i più piccoli, che avranno poi delle conseguenze, conseguenze negative, dei traumi per quello che stanno vivendo, ma poi tante le vittime, tante le distruzioni. Fra le mura di San Gottardo, l'essenza del sacro, una preghiera intima e raccolta, e un cardinale infaticabile nella sua missione. Ammirazione espressa da tutti i presenti per il restauro della chiesa, intervento finanziato dal Ministero delle Infrastrutture. I lavori hanno interessato il recupero del fabbricato della chiesa San Gottardo, con particolare attenzione a quelle che sono le facciate esterne, la copertura. In particolare, tutti i lavori di consolidamento della struttura, della copertura, struttura lignea, attraverso un intervento molto puntuale che ha messo in sicurezza il fabbricato dal punto di vista statico e anche sismico.